La borsa Frigo al posto del trolley, invece dei turisti o veneziani sul vaporetto, mezzo del trasporto pubblico in laguna, salgono medici e infermieri. Venezia al tempo del Covid è anche questa. Un vaporetto ambulatorio per portare i vaccini sulle isole agli anziani e fragili, così lontani dal centro e dall'ospedale della Serenissima. L'imperativo, come da piano vaccinale del governo, è chiudere a breve la vaccinazione degli over 80. Sono veneziani che sono anni che non vanno fino in piazza San Marco. Sono persone che hanno una vita molto locale. E allora c'è un medico di medicina generale lì che ha dato la disponibilità a cominciare questa sperimentazione per vedere se questo può essere uno strumento poi da allargare anche ad altri suoi colleghi. La partenza ieri nel primo pomeriggio dallo scalo delle Zattere, nonostante pioggia e vento, la macchina non si può fermare. Il medico di base dell'isola di Sant'Elena, 1800 abitanti, i grandi anziani sono il 40%, ha reclutato una trentina di pazienti, tutti over 80, c'è anche qualcuno sopra la settantina. Sono cittadini che non avevano risposto alla chiamata della regione e non prenotati, qualcuno non si è presentato e il medico li ha chiamati a casa. Hanno capito male l'orario, comunque va bene, adesso li aspettiamo. Il medico di base li ha convinti che il vaccino è l'unica arma anti-Covid, convincerli la fatica maggiore. Un po', perché è arrivato un messaggio molto brutto, molto negativo, molto violento. Adesso è difficile tornare indietro, far capire che in effetti l'AstraZeneca è un vaccino come gli altri vaccini. La prima vaccinata è la signora Milena, 81 anni, il marito ha già fatto la prima dose in ospedale, la loro vita sull'isola, come altri da qui non escono mai. Ha paura? No. Tranquilla? Sì, de puntura sì, dopo ho paura. Questa coppia, lui del 29, lei del 45, arrivano da soli nel vialetto, moglie e marito si fanno forza l'uno con l'altro, è la prima inoculazione. Andiamo avanti, vediamo come va. C'aveva un po' di timore a fare il vaccino? In principio sì, dopo ho detto sarà quello che sarà. Cosa vuol fare? Con sua moglie? E mia moglie, siccome c'è l'ansia nervosa, è stata in ospedale, avevo paura per lei. Vi siete fatti coraggio? E invece il dottor Volo ha detto che non c'è problemi. Ben che crediamo al dottore. Dal Veneto l'allarme, come in altre regioni d'Italia, sulle poche quantità di vaccini disponibili, uno dei principali nemici della campagna vaccinale insieme ai dinieghi. La regione del presidente Zaia annuncia che il farmaco è finito, si viaggia a riserva. A Venezia gli hub vaccinali sono chiusi, riapriranno venerdì. Oggi sono attese 16.000 dosi Pfizer, il più regolare nelle consegne, e meno di 2.000 dosi AstraZeneca potrebbero essere esaurite nei prossimi tre giorni. Ad oggi l'84% degli over 80 è stato vaccinato, il 54% con la prima dose, il 30% con tutte e due le dosi. Quanti dinieghi avete avuto? Ci sono diversi dinieghi, formalmente ne abbiamo già ricevuto circa un migliaio. Entro fine aprile la regione conta di aver completato le somministrazioni alla fascia degli ultraottantenni. Allora, professor